Eccoci qua, attendiamo altri 5 minuti per vedere i primi tempi buoni, disponibili per giocarsi l'inizio di questa griglia. Attendiamo ancora un attimo e partirà la live tra 3-4 minuti. Intanto aspettiamo anche Pippo che sta tornando dal lavoro, quindi mi raggiungerà a breve per poi iniziare questa scoppiettante ultima gara di campionato, dove ci giocheremo il campionato, dove abbiamo 5 piloti, a parte Giambresti un po' distaccato, ma dal secondo al quinto in pochissimi punti. Poi andremo anche a capire nel dettaglio quanti saranno i punti di distacco tra tutti i piloti. Oggi comunque ci si gioca il campionato. Bel campionato, 7 tappe, dove abbiamo visto scontrarsi tra i migliori piloti in circolazione su piattaforme Xbox. Siamo in macchina intanto con Giambresi, che deve ancora fare un giro buono, quindi staremo un attimo in macchina con lui, visto che è il leader del campionato, quindi aspettiamo il suo riferimento per capire anche gli altri che tempi dovranno fare. Vediamo che va a chiudere in questo momento in terza posizione con 1:36.462. Già un ottimo tempo qui a Zandvoort, stare sotto il 37, siamo... Intanto abbiamo Charov in prima posizione, Alex Guarna con un 36,3 in terza posizione. Abbiamo Stecca in seconda posizione, primo Charov, secondo Stecca. Tra l'altro Charov non fa parte del campionato oggi, wild card di lusso insieme a Pullato. Quindi abbiamo Rob in prima posizione, seguito da Stecca. Terzo alla squadra Stecca, anche lui pilota che poteva giocarsi il campionato, ma per problemi di lavoro non è riuscito a partecipare a tutte le gare. Comunque gran pilota anche lui, che rivedremo sicuramente nel prossimo campionato. Intanto vediamo Emanuel con la Porsche, che si porta a un decimo, a due decimi da Charov, che ha fatto una pole fantastica in 1:36.145. Abbiamo ancora Max Turesi, Matteago e Fortunato. Tra l'altro Matteago e Fortunato si stanno giocando comunque tutti e due il secondo posto in campionato, insieme a Bubis e alle Squarna. Ancora non hanno fatto il tempo, quindi attendiamo un attimo che portino la macchina al traguardo. Al momento Matteago è in box. E anche Fortunato non è ancora uscito, quindi aspetteranno pista un po' più gommata per entrare.
in gara. Intanto non mi raccordo, abbiamo un sacco di gente in chat, bene, cioè che stanno guardando la corsa. Allora diamo il benvenuto a tutti per commentare questa ultima gara del campionato Cobra Kai, dove si giocherà il campionato. Abbiamo tantissimi piloti in pochi punti, l'unico è Gian Bressi leggermente in distacco. Come ripeto, abbiamo due wildcard di lusso, che è Charov 07 Pullato, e gli altri che si giocheranno fino con il coltello tra i denti seconda, terza, quarta, quinta posizione e via via. Aspettiamo un attimo il mio collega che sta per arrivare, quindi aspettiamo Pippo, che così intanto lui riuscirà a guardare tutte le classifiche e tenerci aggiornato su tutti i risultati in diretta, perché oggi andremo a celebrare il campione del campionato Cobra Kai. Siamo sul circuito di Zandvoort. Intanto, se qualcuno è in chat riesce a dirmi, a mandare un messaggino, a dire se la voce, l'audio, il video è tutto ok. Intanto le fasi principali, le fasi salienti saranno durante la gara. Adesso intanto Stecca spinnata con la sua Aston Martin, sta fermo e torna ai box in questo momento. Andiamo in macchina con Robby, intanto Fortunato leggermente in difficoltà, o Fortunato a Matteagu. Siamo in macchina con Robby attualmente in pole position. Andiamo in guida per vedere se sta migliorando il suo tempo. Allora, siamo in macchina con Mark, che in questo momento ha un delta, tutto perfetto, 2 minuti sono lì, quindi tra 2 minuti ci sarà Pippo che dà la buonasera a tutti, quindi lo vedremo, lo sentiremo tra 2 minuti in chat. Intanto stiamo in macchina con Mark perché ha un delta di 8 decimi meglio di quello precedente, attualmente in 12esima posizione. Arriva adesso sul traguardo in 1.38.1, mantiene la sua 12esima posizione. Andiamo a vedere intanto chi sta migliorando. Bene, abbiamo Bubis in questo momento sotto di 2 decimi dal suo tempo e si porta, migliora di qualcosina, si porta in 6ª posizione. Vediamo intanto qualche delta positivo, ancora Mark che sta migliorando il suo tempo. Attualmente tutti delta negativi, ecco, siamo in macchina con Armando in questo momento, 3 decimi sotto il suo tempo, quando è all'ultima curva. Vediamo se riesce a guadagnare qualche posizione, sì, guadagna una posizione e si porta in 10ª posizione con 1.37.145. Intanto siamo in macchina con Alex Guarna in questo momento, sembrava delta positivo, vediamo come riuscirà a chiudere il suo giro. Siamo all'inizio del giro, quindi siamo quasi a metà pista, stiamo con lui fino alla fine, il delta comunque è sullo zero, quindi potrebbe migliorare qualcosa nella parte finale. Delta uguale al precedente, guadagna tanto ma in uscita perde, quindi perde tanto in uscita, ha guadagnato un po' in entrata ma ha perso tanto in uscita, 4 decimi di ritardo, e quindi non penso che riesca a migliorare la sua 4ª posizione. Intanto il primo che sta arrivando è il numero 7, stiamo in macchina con Robby ma è sotto di 8 decimi dal suo tempo, quindi molto distante.
Dietro abbiamo la macchina 305 di Alex Quarna, che è sotto di 8 decimi anche lui sopra, quindi anche lui non migliora. Armando chiude in questo momento 5 decimi di vantaggio. Vediamo se riesce a migliorarsi. Si porta in 8ª posizione con 1.36.650. Armando, che ricordo, facendo sempre pubblicità anche al nostro campionato italiano che si svolge tutti i mercoledì, Armando ha ottenuto un ottimo 3º posto insieme al compagno di squadra Matteagu. Tra l'altro gara vinta dal grande Galva Rider insieme a Stefanoca. Piloti che possiamo dire nati nel vivaio Cobra Kai, poi trasferiti in BSR, ma comunque fanno parte, a livello di amicizia, fanno parte comunque della nostra squadra anche loro. Vediamo intanto Robby, che è ancora molto in ritardo sui suoi tempi, quindi non andrà a migliorare. Vediamo chi ha il delta positivo. Intanto Giambressi, attenzione, Giambressi con 6 decimi di vantaggio quando siamo alle ultime due curve. Giambressi potrebbe proprio in questo momento andare in pole position. Ci siamo, vediamo, siamo in diretta e pole position per Giambressi, leader attuale del campionato, e si porta in pole position con 1.35.802. Tempo stratosferico. E intanto abbiamo Stefanoca presente, lo salutiamo. Grande amico, grande pilota. Ciao Stefano, sempre un piacere averti tra noi. Intanto ottimo tempo di Giambressi, 1.35.802. Penso che sia molto difficile da battere. Andiamo a vedere intanto anche gli altri, che allora abbiamo Bubis che si sta portando sulla linea del traguardo ma è in leggero ritardo. Grazie Stefano. Leggero ritardo sul suo tempo e non migliora in questo giro. Abbiamo invece Caperrico, vediamo se riusciamo ad andare in macchina con lui, che è sotto di 2 decimi e va a migliorare la sua posizione, portandosi in 7ª posizione con 1.36.576. Intanto rimaniamo un attimo in macchina con Enrico, che sembrava per un attimo avere la possibilità di migliorare ancora qualcosa. Leggero ritardo adesso per lui, quasi un decimo di ritardo. Intanto chiude l'auto numero 77, va sulla linea del traguardo, vediamo se sembra, non vedo cambiamenti nella classifica. Vediamo Enrico che sembra poter migliorare qualcosina, ma rimane comunque sul suo tempo. Ottime queste due curve che gli consentono di guadagnare 2 decimi prima delle ultime due curve finali. Quindi rimaniamo in macchina con Caperrico in questo momento sotto. Sabbia per lui quando era 3 decimi sotto. Poteva portarsi a ridosso dei primi, ma sbaglia l'ultima curva, la penultima curva, e non riesce a migliorare il suo tempo. Ecco, abbiamo Pippo arrivato in questo momento.
Un attimo, aspettiamo il collegamento con le cuffie. Eccolo qua. Ciao Pippo. Salve, buonasera a tutti. Allora Pippo, se riesci a darmi un'occhiata ai tempi e farmi una leggera graduatoria della classifica. Sì, allora ricordiamo la classifica, perché come hai detto c'è del rientro nel microfono. Non ho capito, scusa. Quando parlo mi sento nel tuo microfono. Aspetta che provo a staccare e attaccare la cuffia, può darsi che sia un problema mio. Un attimo. Infatti si sente l'eco, era un mio problema. Dovrebbe essere sparito in questo momento. Ok, proviamo. Sì, perfetto, non si sente più. Era un mio problema, scusate. Dicevo, infatti... non c'è problema. Non credo, non so nemmeno se si sentiva nella live. Stefano l'ha appena detto, ora ok, perfetto. Ok, grazie Stefano, ciao, ti saluto, ne approfitto. E ti dicevo, tolto Giambrezzi che ha 12 punti di vantaggio. Che non sono un'esagerazione comunque, quindi... No, assolutamente. Abbiamo 5 piloti esattamente a 7 punti l'uno dall'altro. Mamma mia! Esatto. Troviamo Alex Quarna secondo a 4 punti di distacco Bubis. Dai anche il punteggio. Allora, aspetta un attimo. Allora, abbiamo Alex Quarna 79. Giambrezzi 79, quindi l'abbiamo detto, a 12 punti, quindi Alex Quarna 67, 63 per Bubis, 62 Fortunato, 61 Cappernico, 60 Matteani. A 7 punti ci sono 5 piloti. Ma in 4 punti ci sono 4 piloti. Dammi in questo momento, anche se riesci, la qualifica in questo momento dal primo. Dammi i primi, la classifica della qualifica, perché sono in guida e non li vedo tutti. Sì, al momento conduce Giambrezzi con 1.35.8. Giro assurdo. Assurdo. Sì, assurdo. E poco staccato c'ha Rob. Decimi, Stecca a quasi 4 decimi, Emanuel alle squadra Bubis, Cappernico Bullano. Questi primi 10. Ok. Quindi abbiamo le due wild card di lusso, che sono Charob e Pullato, e gli altri in mezzo che si stanno giocando tutte le posizioni del campionato, perché diciamo che anche il settimo, volendo, potrebbe vincere la stasera. Sì, assolutamente, ma diciamo che del gruppone della classifica il solo Fortunato e Matteago sono leggermente più staccati, diciamo, dagli altri, che gli altri sono lì, tolti Charles Stecca, che comunque non sono in lotta per nulla, penso, per gare di Stecca. Anticipo che sia Fortunato che Matteagu non sono riusciti a provare assetti in roba varia, quindi si stanno presentando in questa gara forse un po' distanziati, ma non hanno assetto. Stanno un po' improvvisando diciamo la gara, e speriamo che riescano a trovarci la quadra, ma sappiamo tutti che entrare in un'ultima gara del campionato senza un assetto diventa poi difficile. Tra l'altro Robby stava migliorando di quasi 2 decimi ed è andato a sabbia, quindi poteva avvicinarsi ulteriormente a Giambrezzi, ma errore per lui, non gli ha consentito di migliorare il tempo. Allora vediamo intanto se abbiamo un qualche delta positivo, e sono in macchina adesso con Alex Quarna con quasi 1 decimo di vantaggio, quando però è solo all'inizio del giro, quindi ancora il giro è molto lungo. Perde infatti tutto, quasi, no, sembrava che perdesse, ma poi in uscita sta guadagnando. Quindi rimaniamo un attimo in macchina con Ale Squarna, attualmente in sesta posizione. Tra l'altro Ale, diciamolo, è il vincitore dell'ultima gara che abbiamo fatto. Quindi
vincitore dell'ultima gara e in questo momento secondo in classifica. Ed è attualmente in vantaggio sul suo giro di più di 3 decimi. Quindi molto molto vicino al 35 anche Alex Quarna. Sembra possa migliorare il suo giro. Sì, l'ho detto, io ho fatto qualche giro ieri sera sul server, visto i ragazzi che si allenavano. Devo dire che 37 ero avanti solo a Matteo. 3 decimi sono di vantaggio ancora bene per Alex Quarna quando si porta sul traguardo. 4 decimi di vantaggio Alex Quarna, attenzione, Alex Quarna si porta in seconda posizione, 1.35.9. Ottimo tempo per Alex Quarna, ottimo tempo per Alex Quarna. Quindi a questo momento abbiamo Gian Bressi seguito da Alex Quarna, in terza posizione abbiamo Charob e poi Stecca. Andiamo a vedere se abbiamo qualche altro delta positivo. Emanuele sta migliorando in questo momento di... ma rimane nella sua posizione con 1.36.225. Certo, vediamo arrivare Fortunato che sta migliorando anche lui, sotto di 3 decimi dal suo tempo che era 1.36.7. Ah, erba per lui quando era in vantaggio di quasi 4 decimi sul suo tempo. Poteva rimettersi in gioco. Comunque mancano ancora 3 minuti alla fine delle qualifiche, quindi ancora un po' di tempo. Un paio di giri disponibili. Vediamo allora chi sta arrivando sul traguardo. Abbiamo 3-1-9, giro non buono, ma abbiamo Alex Quarna che... no, indietro. Abbiamo Stecca allora. Abbiamo Stecca in vantaggio. Stecca con 1.36.2, adesso attualmente in vantaggio di quasi un decimo. Ha perso qualcosina, ma siamo alle ultime due curve, vediamo come le chiuderà. Perde qualcosina ancora, credo che non riesca a migliorarsi. Stesso tempo per lui, 1.36.247. Non riesce a migliorare la sua quarta posizione, ma comunque rimane lì, ma rimane in macchina con lui perché... ah no, sembrava dalla prima curva avere un delta molto positivo, ma poi si vede che era entrato forte, ma poi non è riuscito a uscire altrettanto fuori. Pippo, ci sei? Che non ti sento. Sì. Ah, ok, a posto. Sì, che lasciavo commentare te perché stavi commentando Allora andiamo a vedere in macchina con Robby sta migliorando qualcosina, ma rimane in terza posizione, 1.36.110, tutti i tempi stratosferici. Io vedo Armando e Caperrico stanno facendo una sorta di mini gara, nel senso che stanno facendo la stanno battagliando, sì, come se stessero quasi battagliando. Enrico sta sfruttando tutta la scena, intanto Emanuele fuori, punto incidente. Ah, Caperrico brucia il suo giro. Era attaccatissimo, nel senso sfruttava totalmente la scena di Armando. C'è la speranza di migliorare qualche decimo. Robby spinna. Sto guardando delta positivi al momento, non ce ne sono, l'unico è Matteago in questo momento sotto di 2 decimi sul suo tempo, ancora distante dal traguardo. Stiamo un attimo in macchina con lui perché potrebbe migliorare qualcosina, 3 decimi in questo momento, quasi 4 decimi quando mancano 2 curve, quindi si può portare sul 36 36 e 6 36 e 7, comunque guadagnare qualche posizione Matteago. Si chiude adesso a 4 decimi di vantaggio, migliora di 2 posizioni, si porta in 11ª posizione con 1.36.786. Andiamo a vedere se abbiamo altri in vantaggio. Stiamo un attimo in macchina con Fortunato, in questo momento leggermente in vantaggio sul suo tempo. Anche lui in lotta comunque per le prime posizioni, ma molto in difficoltà questa sera.
Abbiamo solo Alex Quarna davanti a lui, che vedremo se riuscirà a migliorare il suo tempo. Fortunato leggermente in vantaggio, quasi 3 decimi all'uscita della penultima curva, 2 decimi, perde qualcosina in uscita, vediamo le ultime 2 curve, guadagna qualcosa, siamo sul 1,5 decimi, sul 1,5 decimi, vediamo se riesce a migliorare la sua posizione, si porta in 7ª posizione Fortunato con 1,36,562. Si rimette in gioco. Vado il giro. Allora 36, vediamo. Oh, intanto attenzione Armando, che sotto di 3 decimi si porta in 6ª posizione. Armando 1,36,260, gran tempo anche di Armando. Vediamo intanto Matteagu come va a chiudere, sotto anche lui di 4 decimi, vediamo se migliora. 7ª posizione per Matteagu. Intanto Alex Quarna si è portato a 7 millesimi da John Bessi. Adesso andiamo a vedere, 8. Andiamo a vedere le ultime. Intanto Stecca, eccoli qua, abbiamo allora John Bessi in prima posizione, seguito dalle Squarna 0,27, quindi aveva migliorato ancora alle Squarna. Sì, 3 sì, decimi sì, per Jarob, 3 decimi anche per Emmanuel, quindi molto attaccati in mezzo secondo. Abbiamo 7 piloti, anche Armando Pullato a 6 decimi, abbiamo Matteagu, Bubis a 7 decimi, seguito da molto vicino da Fortunato, Camperico. Abbiamo i primi 11 che sono quelli che si stanno giocando comunque il campionato e sono tutti vicinissimi. 11 piloti in 7 decimi. Siamo pronti per la gara. Siamo pronti per la gara, 7 decimi di distacco. Con John Bressi, primo in campionato, primo in classifica. Alex Quarna, secondo in campionato, secondo in classifica. Ricordiamo, il terzo in classifica è Bubis, che al momento è in 9ª posizione. Quello da Fortunato, 10º. Quarto, se non ricordo male, Capperrico, che è 11º. E Matteagu, che è in 6ª posizione adesso. Sì, 6º in campionato. E in 8ª posizione. Scavalcato sia Bubis che Fortunato. Lì in questo momento ci sarebbe lo scavalco anche in classifica. John Bressi campione e Alex Quarna secondo. Vedremo se la gara confermerà quelli che sono stati i risultati della qualifica e quindi farà laureare con John Bressi campione di questo campionato. Se rimiscolerà le carte in tavola. Alex Quarna 12 punti di distacco da John Bressi, sì, quindi sì, ma siamo anche se dovesse vincere Ale e secondo John Bressi, comunque non ci andrebbe neanche vicino. Servirebbe proprio che John Bressi arrivasse intorno alla 10ª posizione per riuscire. Diciamo che in questo momento i migliori alleati di John Bressi sono le wild card, quindi parliamo di sia Roberto III che Pullato. Quale classifica è uscito Pullato? Come è uscito Pullato? Sì, non c'è nella lista, non so se c'è stato un crash o... Speriamo che riesca a rientrare anche Pullato. Sì, anche perché qua 5 minuti. E vabbè, comunque... Però nella fila io li vedo tutti. Cioè, sono tutti allineati comunque. Ah, si vede che è uscito. Eh sì, non c'era la BMW gialla, aveva. È vero, è vero, è vero. Manca la BMW gialla di Pullato. Diciamo un alleato in meno a livello di classifica per Jack Bress, se non dovesse tornare. Grandissimo pilota, grandissimo amico. Beh, lui come wild card comunque non ruberebbe punti agli inseguitori, quindi non rubi punti agli inseguitori, però comunque crei, diciamo, quel cuscinetto che permette a essere il caso in cui dovesse e al sguardo dovessero rimanere le loro posizioni, comunque crei quel cuscinetto, diciamo. Sento la tua voce un po' saltare,
Sì. Vai e viene. Facciamo una cosa, prova a fare il gruppo tu e io entro da te. Sì. Fai il gruppo e mi inviti. Dove Pippo qua partecipa? No, al gioco, al gruppo però. No, devi invitarmi al gruppo, non al gioco. Chissà se mi sente. Mi ha invitato al gioco, ma non al gruppo. Intanto mancano 2 minuti. Ecco, adesso mi ha invitato al gruppo. Vediamo di entrare nel gruppo di... Eccoci qua. Perfetto, il gruppo è incluso, tutto a posto, lo streaming c'è. Sì, eccolo appena rimesso. Quindi prova a vedere se si sente tutto. Sì, sto acceso. Anche dalla live. Intanto 1 minuto e 35 all'inizio della gara. Ancora pullato, non vedo il suo rientro, quindi... Potrebbe essere stato anche magari problemi personali, quindi semplicemente ha dovuto staccare per qualche momento. Ci auguriamo fino all'ultimo secondo utile per fare guida. sì. Anche una partenza dai box... Sì, poi l'uomo dei miracoli. Dovrebbe abitare un po' di... Albi, possiamo dirlo? Speriamo che ci auguriamo una partenza Noi degna di l'abbiamo quello che è stato questa detto, se hanno fatto gli esercizi oggi pomeriggio dovrebbero tutti sapere quello che devono fare. esercizio. Gli esercizi erano semplicissimi, Sì, quindi basta averli ripetuti per tutta la giornata e non dovremmo avere neanche un problema stasera. Mancano intanto 15 chi non lo sapesse, parliamo secondi. di mantra. 10 secondi all'inizio della sessione, siamo pronti per partire. Eccoci qua, in questo momento accendono i motori. Gli abbracci davanti a tutti, seguito da Ale Squarna e Robby subito che cercherà di infilarsi Io alla sono prima pronto, Robby. occasione disponibile, seguiti da Emanuel, Stecca e Armando. Armando pilota che sta Quindi si sta ripetendo. continuando a crescere tantissimo. Sì. Io sono contentissimo che anche nell'ultima gara con la Kai a Barcellona. Sì, attenzione, ci siamo. Tutti vicinissimi, siamo in macchina con Charob in questo momento. Pronti al verde, intanto vediamo Ale Squarna in posizione un po' strana, intanto Ale Squarna chiude di qua, chiude di là, non sa dove andare. Intanto Robby riesce a infilare Ale Squarna, leggero contatto tra Stecca e Emanuel, ma riesce Stecca a drizzare Emanuel. Quindi Occhio parte d'aria, Giambressi, seguito da Charob e subito dietro Ale Squarna e Armando in quarta posizione. Emanuela addosso a Bubis. Mi sembra entrata non troppo pulita. E Bubis butta la sua gara a danno di Ale bloccato Squarna. Andiamo a vedere Bubis. dietro intanto Max2 Bloccato Bubis, Racing. riesce a ripartire.
Con Capperrico, Bubis lo vediamo molto sì, arretrato. Bloccato, non riesce a ri... No, no, non riesce a ripartire, è bloccato in terra. Le ruote non toccano. Anche Stecca ai box. Stecca e Bubis ai box. Dai, Bubis sta dovendo fare il tutto ai box. Quando voleva in terra e non riusciva. Non riusciva a uscire. Quindi brutto incidente tra Emanuel e Bubis. Mi sembrava arrivato un po' lunghetto Emanuel in entrata e dopo se riesci, non so, a vedere un attimo di replay e capire quello che è successo tra Bubis e Emanuel. Intanto siamo in macchina in questo momento con Giambressi che sembra già allontanarsi da Robby. Stiamo in questo momento in macchina con Robby, seguito molto da vicino dalle Squarna e seguito molto da vicino anche alle Squarna da Armando. Quindi attaccatissimi i primi quattro ancora. Leggermente largo Robby, ma mantiene la posizione. Stecca. Albi Stecca sale sul cofano di Emanuel. Stecca sale sul cofano di Emanuel. Sì, 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 e poi sì. Ah, male qui Emanuel. Sì. Sì, no, non c'è poi di essere schiantato. Ah, non mi tagliare perché la botta non è stata nulla di che, ma nessun danno. Io ho visto brutta l'entrata di Emanuel su Bubis, però l'ho vista da lontano, quindi non posso giudicarlo. Diciamo l'ingresso. È che doveva alzare il piede non l'ha fatto. Stecca okay. È stato coinvolto. Lo centra, al momento che lo centra, non alza il piede praticamente lo fa girare. C'è Enrico, credo, stato rating e si pianta nell'erba, poi da lì non riesce più ad uscire. Ok, ok, quindi... Dice nel primo contatto tra Stecca ed Emanuel, lì Emanuel è costretto ad una brusca frenata per via della frenata a sua volta di Squarna. Sì, e quindi dopo Stecca è entrato. Quindi di conseguenza Stecca tocca Emanuel. Però è riuscito meno male a drizzarlo, vedevo io da gli sava, dallo sì, schermo. Sì, sì, gli sale quasi sul cofano. Sì, sì, sì. Poi riceve Stecca un contatto da una BMW. Non so se si è trattato di Enrico o di Max Racing. E da lì finisce a muro, quindi... Era finita per Stecca. Ok, vedo intanto Emanuel che sta guadagnando tanto su Armando e intanto abbiamo Fortunato e Matteago in sesta e settima posizione seguiti da Capperrico. Quindi tutto aperto tranne per Bubis che purtroppo diciamo che si esclude dalla gara per il podio di questo campionato da quello che possiamo capire. Intanto vediamo Robby Charob allontanarsi leggermente dalle Squarna. E al momento stiamo con Emanuel molto molto vicino ad Armando. Potrebbe quasi tentare l'attacco alla staccata in fondo. Vediamo, stiamo in macchina con Emanuel. Anche se sul dritto la BMW sembra avere qualcosina in più. Mentre nel misto la Porsche di Emanuel sembra riavvicinarsi alla BMW di Armando, molto sembra motore. Macchina molto più agile quella di Emanuel. E dietro vediamo le sagome delle due Lamborghini di Fortunato e Matteagu che stanno proseguendo in colonnate, seguite da Capperrico che vediamo se avrà la possibilità di andarsi a infilare tra le due Lamborghini.
intanto abbastanza stazionari alla posizione, le prime due posizioni, quando Giambressi davanti a Robby di almeno 2 secondi e 7, 2 secondi e 8, quindi mantengono la prima e la seconda posizione abbastanza indisturbati. Sì, sì, diciamo vedrebbe quasi come se Robby lo scorta in questa sua prima gara. Ho visto un attimo Bubis che era ripartito. Sì, Bubis è ripartito. E no, si è rifermato, ovviamente non è ripartito. Ufficialmente sono entrambi, sia Bubis che no, Alex non è mai ripartito. In questo momento Bubis è ritirato, è fuori proprio dal server. Sì, 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 era ripartito, ho fatto mezzo giro. Sì. Non so, magari no. Sì. Fuori Stecca e fuori Bubis. Stecca comunque ce n'è fuori. Ripeto, non è Ale, non è Emanuele, è costretto a fare quello che dare lo squarna e sei così tanto vicini. Simula tampone. Ecco, magari un errore poco perché hai toccato Bubis alzo. Diciamo che se Bubis riusciva a tornare in pista adesso non l'ho. Allora intanto Giambressi si allontana leggermente da Robby portandosi a 3 secondi e mezzo, quando invece rimaniamo sulla battaglia che è qui tra Emanuele e Armando, anche se dietro vedo Enrico, Enrico molto vicino a Bateagu. Allora direi di rimanere anche sull'altra coppia, sull'altra, ma molto più vicino Emanuele in questo momento, quindi rimaniamo con lui. Sfiora il posteriore di Armando, attenzione, esce molto più veloce, esce molto più veloce Emanuele, vediamo se avrà la, no, sembra che nell'ultima curva abbia perso un sacco. Sì, alzare il piede per non andare. Ha dovuto alzare il piede per non andare a muro. Intanto Enrico in questo momento ha perso anche qualcosina su Matteagu, che invece sembra avvicinarsi a Fortunato. Oh, sul prato Armando, sul prato Armando. Errore di Armando e consente a Emanuele di portarsi in quarta posizione. Fortunato, Matteagu vicinissimo a Fortunato. Andiamo un attimo in macchina con Fortunato, che in questo momento è tallonato molto da vicino da Matteagu, compagno di squadra ma in lotta in questa ultima gara di campionato per un podio, anche se al momento distanti. Ed attenzione perché Scorpion Broly sembrerebbe mangiare decimi su decimi a Max Racing. Parliamo della lotta per la decima posizione, della nona posizione, scusate. Che sono subito attaccati a, ah no, leggermente distanziati da Enrico. Sì, sì, sì. Di distacco. Armando si rifà sotto di mano. Un po'. Armando si rifà sotto di Manuel. Allora qui la situazione è abbastanza distante, andiamo un attimo in macchina con Scorpion Broly o con Max to Racing, perché Scorpion Broly sembra in effetti avvicinarsi tanto a Max to Racing. Sì, lo andrà a prendere, secondo me ha detto gli errori che dirà di meglio. Max to Racing che gira in questo momento in 1.37.4 e Scorpion Broly 1.37.7. Sembra aver essersi leggermente allontanato. Intanto vediamo là, questi qua davanti, dove Giambressi avanti di 3 secondi da Charob. Stanno prendendo il largo i primi due. Sì, sembra proprio che Charob stia scortando Giambressi alla vittoria.
Gli stiamo facendo da scudiero. Che fa molto strano, ricordando la gara che si è tenuta qui e ore nel DRC, poi entrarono in contatto. A meno che non voglia avvicinarsi per speronarlo. Speriamo. Ah no, speronarlo non lo farà. Non credo. Indubbiamente, indubbiamente la idea di Roberto è quella di vincerla. Io ne sono sicuro. Da wild card. Come è altrettanto sicuro. Vabbè, Roberto lo conosce. Sono squisita. Ma... 36-8 per Giambressi, ma 36-4 per Giaro. 36-4 per Robby in gara, però. E ha un giro veloce di 36-2. Mentre Giambressi. Giro veloce al fucsia in 36-1. Sì, Omark scarta la sosta da ultimo, ok. Ma non so fino a che punto abbia fatto bene, perché vinto di 45 minuti. Le gomme le abbiamo riportate Candelli abbastanza frutti. Io sono stato in gara con Stecca. Stecca ha fatto vinto di centinaio di minuti. E gareggiava sulle Vigorsol. Quindi 48 minuti sono tanti. La stessa cosa. Ora mi sembra di vedere comunque Robby a un secondo e tre. Sì, da... sì, ha ripreso qualche vantaggio, un po' di vantaggio Giambressi. Un secondo e tre da Giambressi, intanto là dietro Ale Squarna, tranquillo, in terza posizione, seguito da Emanuele e Armando. Quindi direi che al momento... Oh, largo di Matteago, si avvicina molto Enrico. Largo di Matteago, siamo in macchina con lui in questo momento. Enrico attaccato a Matteago e si fa vedere. Si fa vedere nello specchietto, prova l'inserimento all'esterno dell'ultima curva. Matteago lascia spazio. Matteago entra in box. Sosta anticipata per Matteago. Evidentemente soffriva, stava soffrendo. Quindi K Enrico in questo momento in settima posizione. Giro largo di Giambressi dopo il tornantino. Non mi sembra che abbia comunque perso tanto, quindi sono sempre a distanza i due. Alle Squarna 4 secondi e 1, Emanuel a 1 secondo e 3 da Alle Squarna e Armando a 2 secondi da Emanuel. È fortunato comunque, non li molla, perché comunque sempre lì. In macchina con Fortunato a 3 secondi da Armando. Interessante vedere come Manuel nel frattempo si sta avvicinando moltissimo alle Squarna. E Manuel sembra uno dei più veloci in pista oggi. La butto lì, eh. Secondo me alle Squarna sta facendo la seconda posizione, che con il ritiro di Bubis che era subito dietro di lui. Sì, anche se lasciasse passare Emanuel, comunque avrebbe la sua seconda posizione. Emanuel Armando poi c'è Fortunato, ma non lo supererebbe lo stesso. Sono due punti, quindi al momento abbiamo comunque, se dovesse finire più o meno, intanto Emanuel 1.36.6 quando gli altri stanno girando in 1.37, anche ottimo Fortunato 1.36.7. Caperrico 37-9. Fortunato sembra aver trovato un po' la quadra, diciamo. Fa il suo giro veloce proprio in questo giro. Sappiamo essere un pilota veramente forte, e lo dimostra il fatto che senza allenamento, arrivando da oggi pomeriggio senza neanche un assetto, è comunque attaccato. Si è adattato immediatamente. Sì, alla quinta posizione. Sbaglia leggermente, arriva. Gira sbavatura. Leggera sbavatura, ma comunque non perde tantissimo. Allora, ricapitolando in ottica campionato, allora Giambressi rimarrebbe primo, quindi attualmente vincitore, seguito da Ale Squarna che
se tutto rimane così, manterrebbe la sua seconda posizione. In terza posizione dovremmo avere, dimmi tu Pippo, chi avremo in terza posizione a questo punto? In questo momento Fortunato. In questo momento Fortunato sarebbe in terza posizione del campionato. Bubis. Con la perdita di Bubis. Sì. E Caperrico subito dietro. Passerebbe quarto. Caperrico quarto, Mattiago. Ma al momento Caperrico in che posizione è? È quarto. Diciamo che dal secondo al terzo in Pascale sarebbero tutti in una posizione, visto che ovviamente avevamo detto 4-3 punti. 63 Matteago, che è sesto, ne ha 60. Quindi in questo punto, in questo momento Caperrico comunque è dietro Fortunato anche nella classifica. Sì, 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 sì. Ah, ok, ok. E al momento sul, diciamo, la medaglia di bronzo a Fortunato. Se Caperrico dovesse sorpassare Fortunato, si ribalterebbe la situazione, però. Sì. Loro hanno un punto ed entrambi hanno con guadagnato su Bubis, quindi si stanno giocando il podio praticamente il terzo posto. Fortunato e Caperrico. Questa era una bella la, che non avevo considerato. Quindi prime due posizioni abbastanza salde, chi si gioca il campionato, il podio, diciamo, del campionato in questo momento è Fortunato e Caperrico, che si distanziano di 3 secondi e mezzo l'uno dall'altro, ma mancano ancora 42 minuti, quindi è ancora molto lunga. Tra l'altro giro veloce di Fortunato in 36-7, andiamo a vedere anche Caperrico, 36-7 anche per lui, quindi direi che hanno il passo abbastanza simile. Aspettiamo di vedere. 36-9-9-7 per Fortunato, 36-9-7-8 per Caperrico, quindi girano praticamente identici e sono sempre distanziati di 3 secondi e mezzo l'uno dall'altro. Vediamo se cambierà qualcosa dalla sosta, dall'usura delle gomme. Intanto leggera sbavatura per Caperrico, che leggermente sull'erbe perde qualche decimo, ma la gara è lunga, quindi aspettiamo di vedere. Gli unici che se la possono lottare sono loro, e Matteagu anche potrebbe rientrare, considerando che ha già scontato la sosta, e vedremo se il suo undercut porterà a... Il perché della sosta, magari aveva le impressioni che non andavano, perché ripeto, questa è una pista che le... Oh, che consumo. Però, diciamo, più a lungo porti il treno di gomme e quello nuovo a disposizione. Io ti sento ancora a scatti, però speriamo che senti ancora scatti. Non so se possa dipendere dalla connessione arrivata a questo punto. La live mi sento bene. Oh, Emanuele, fuori Emanuele. Come fuori? Ma fuori Emanuele. Fuori Emanuele. Sbaglia. Andiamo a vedere. Perde la macchina in uscita dalla chicane. Fuori Emanuele, che intanto sfrutta la sosta ai box. Perde posizione, sì, su Armando e Fortunato e Caperrico. Dico sì. In uscita dalla chicane. Apre il gas. Spinna la macchina. Più che altro è andato parecchio largo in uscita. Quello spina è completamente sull'erba, non dovrebbe aver fatto danni. Ok, allora vediamo intanto Giambresti, che mantiene la sua posizione con 2 secondi di vantaggio su Charob, che sembra mantenere la sua posizione anche su Alex Quarna a 4 secondi e mezzo. In quarta posizione Armando, distanziato di quasi 5 secondi da Alex Quarna, e poi Fortunato non lontanissimo da Armando, quindi Fortunato a 3 secondi da Armando. Fortunato e Caperrico che rientrano, sicuro se sbaglio, ma penso che Caperrico abbia fatto
Errore di Capperrico. Errore di Capperrico. No. Errore di Capperrico che perde tantissimo. Aveva 3 secondi e mezzo. Ah, superato anche da Max Tu Racing. Sì, superato anche da Max Tu Racing e anche da Scorpio Broly. Quindi in questo momento ottava posizione per Capperrico e ancora non ha fatto la sosta. Vediamo. Quindi sicuramente se ha danni alla macchina, no. Perderà la posizione anche su Emmanuel e Matteagu. Matteagu, vediamo quando rientra. Tra l'altro Emmanuel e Matteagu in lotta in questo momento. Oh, dritto ancora Enrico, dritto ancora, ancora sull'erba. Grossi problemi per Enrico, grossi problemi. Andiamo, vai in box infatti. No, ma l'ho detto, è una sta che le gomme di voi. Intanto Matteagu all'attacco in questo momento di Emmanuel. Veramente incollati i due. Sono, sì, si è appagliati. Ma secondo me Emmanuel ne ha di più esistere. Però non mi sembra che vada via a Matteagu, vediamo. Molto vicini ancora i due, Emanuele e Matteagu. Matteagu leggermente sulla sabbia e regala qualche decimo a Emanuele. Intanto altre battaglie vicine, non mi sembra di vederne, a parte Fortunato che mi sembra lentamente avvicinarsi ad Armando. Matteagu ne ha di più. Matteagu gli ha recuperato. Sì, sì, gli ha recuperato tutto. Sì, sì, ha qualcosina in più Matteagu in questo momento. Lo Giambressi si porta a 2 secondi e 8 da Roberto. A breve assisteremo alter dei box. Siamo quasi a metà gara, mancano 6 minuti alla metà della gara. Intanto non vediamo Bubis neanche nelle chat, proprio è già andato a dormire. Sì. Ha staccato piace, tutto. Piace, errore di Emanuele, passa Matteagu in questo momento. Sempre solida curva. Largo sì, di Emanuele, passa Matteagu. Sì, è il pulmone. Cioè, quella curva è bastarda. Si entra in terza e se pizzichi il cordo lo vai dentro, se la prendi troppo larga vai fuori. Passa Matteagu e se ne va. Capperrico molto distante dai due, a 11 secondi da 10 secondi da Emmanuel, quindi difficile rientrare nella battaglia per Capperrico, che se dovesse andare così regala la terza piazza ha Fortunato. Intanto 37,2 per Giambressi e 36,6 per Charob. Andiamo a vedere perché i due dovrebbero essersi avvicinati. Si porta a 2 secondi e 2 Charob da Giambressi. Vediamo se è stato solo un errore o se le gomme iniziano a farsi sentire dopo mezz'ora di gara. Intanto guadagna anche qualche decimo alle squadre su tutti e due. Quindi era 4,4 da Charo, ma adesso è a 4 secondi, quindi guadagna quasi mezzo secondo sia su Giambressi che su Charo. Quindi alle squadre che potrebbe mantenere salda la sua seconda posizione in classifica, ma se la vuole giocare fino alla fine, facendo vedere che comunque il suo secondo posto è meritato. Intanto vedo Fortunato che continua ad avvicinarsi a Armando. Andiamo un attimo in macchina con loro. Siamo in macchina con Armando. Fortunato a 1,3 secondi da Armando, quindi veramente attaccati i due. Anche se dalla visuale
Eccola la sagoma della Lamborghini bianca rossa. Sì, ecco, arriva. Che inizia a farsi viva sulla BMW blu di Armando. Ciao by box. Ciao by box. Intanto 36.8 per Alex Guarna, che in questo momento è a 7 secondi dal leader Giambressi. Adesso vediamo se Giambressi copierà la strategia o... Anche perché Giambressi si trova davanti Perrigo. E a breve si troverà a fare i conti con Giado. Io entrerei. Sì. Giancarlo, ascoltaci, non fare come l'altra volta. 37.4 per Armando, 36.8 per Fortunato, è a un secondo Fortunato da Armando. Sembra quasi che a gomme finite la Lamborghini stia tirando fuori il meglio, mentre invece in difficoltà Armando in questo momento. Tra l'altro Fortunato che sta guadagnando anche su Alex Guarna. Sì, sì, ma è probabile che aveva veramente pressioni basse, quindi adesso iniziano a funzionare le gomme. Ah no, ok. Sì, sì. Tanto Sharp è rientrato. Alex Guarna, lo vedo a 4 secondi, sì? Da Giambressi? No, no, 9 no, secondi e 8. Ah, ok, ho secondi visto. 8, sì. 4 okay, secondi okay. Armando da... 9, ok. C'è ancora qualche decimo Fortunato, ma l'avevamo detto che... Un paio di decimi ancora Fortunato su... guadagna su Armando. Ci avevamo detto che Armando stava... si porta sotto il secondo. 9 decimi di distacco tra Armando Max e Fortunato. Max Racing ai box mentre continua. Sì, è arrivato praticamente a ridosso di ieri. Vediamo anche se la tattica di Roby potrebbe fargli guadagnare di Giambressi. Qualcosina, aspettiamo il pit di Giambressi per contro capire. Roby lo supera, ma ancora prima il box. All'ultima Tiago ed Emanuele. Ancora fermo, quindi Tiago ed Emanuele. E la prende anche Capperino. Non ce la fa. No, ma no, Capperico rimane dietro. E Emanuele rimane dietro. Tiago di quel trenino. E diciamo delle soste Matteago, Ciaro. Alex Guarna box, Giambressi box, Armando e box. Attenzione, rimaniamo ai box in questo momento, dove sono tutti ai box. Fortunato leader al momento. Intanto abbiamo, sto guardando un best di Giambressi di 1.35.889 in gara. Oh, meglio della pole quasi. Quasi meglio della pole. Si era scaricato, ha mantenuto bene le gomme. Bravo Giancarlo. Scorpio Brawl in seconda posizione, andremo poi a fare una breve carrellata su adesso Giancarlo. Sui primi due parte Giancarlo, arriva Robby, ma è distante. È distantissimo, sì, dovrebbe avere anche guadagnato qualcosa, anche perché ha fatto il best. Era fuori, quindi dovrebbe essere sui 5 secondi. 4 e 2 però a gomme già. Ricordiamo che Giambressi adesso ha gomme. Sì, già rodate. No, dicevo Giambressi ha gomme nuove, mentre invece Ciaro sì, potrebbe Ciaro arrivare sotto con gomma buona. La faccia impressioni, ovvio. Comunque rimane sui 4 secondi di distacco.
Tanto fortunato leader, Scorpion Broly secondo. Emanuela, incidente. Emanuela oh, si di ritira. Nuovo. Emanuel ritiro, ritiro di Emanuel dopo l'incidente in fondo, dopo l'ultima curva. Vai box Fortunato, stiamo in macchina con lui e vediamo come rientrerà in pista. Dimenticare prima. Vediamo che Scorpion Broly se sfrutterà la sosta o tirerà dritto. Sfrutta la sosta anche Scorpion Broly. Sì, entra anche Scorpion. Adesso vediamo Giancarlo quando arriverà da Fortunato. Ma più che altro vediamo se Fortunato riesce a stare davanti a, a quelli dietro, perché abbiamo abbastanza vicini. Era in battaglia con Armando. Abbiamo abbastanza vicini Armando alle Squarna. Alle Squarna dovrebbe passare. Ecco, passa adesso John Bressi. Passa Robby. Passa Robby. Alle Squarna su rettilineo. Alle Squarna. Armando anche. Armando. Fortunato, attenzione, attenzione. Fortunato rientra adesso, proprio lì in mezzo. Attenzione, guadagna la posizione su Armando. Guadagna la posizione su Armando e subito dietro. Ah no, Matteago leggermente. No, Matteago molto staccato. Intanto Armando sì, sbaglia qualcosina. In quarta posizione di Fortunato in questo momento. Vado a vedere se Fortunato. Terza posizione di Fortunato. No, giusto. Terzo cioè, Ale. Sì, terza alle Squarna. E ecco la giornata in questo momento. Fortunato comunque ha guadagnato un sacco anche sulle Squarna. Se riesce a mantenere il passo della prima della sosta, abbiamo Mark doppiato. Sì, si farà sicuramente. Si farà da parte. Mi auguro prima della S e te lo farà nel rettilineo lì. Bravo Mark, bravo Mark, lascia spazio. Bravo. Lascia passare anche Armando, però. Lascia spazio, adesso farà passare anche Armando. Lascia spazio Eccolo, all'esterno, passi. Bravo, bravo Mark, lascia spazio Bravissimo, all'esterno Mark. Anche per Armando. Bravissimo Mark. Correttissimo Mark. Nel frattempo sono crashato. Tanto già Bressi 36 a 7 seguito da Ciaro 36 a 6, quindi un decimino guadagnato da Robby in questo momento, che è sempre sui 3 secondi e qualcosa. Alle Squarna in 37-1, Fortunato in quarta posizione seguito da Armando molto vicino. Quindi rimaniamo adesso su questa coppia tra Fortunato e Armando veramente attaccati. E vediamo se Fortunato può andare ad attaccare alle Squarna, perché a questo punto no, forse non potrebbero giocarsi in seconda piazza. Sì. Se Fortunato dovesse arrivare davanti alle Squarna. Guarda, lo dico subito perché c'erano due punti. Che era un punto da Bubis e a due punti da Fortunato. E allora sì, e allora ne prende sì. Da seconda e terza ne prende anche più di due. E Fortunato rischia di arrivare su. Largo Fortunato in questo momento, vediamo se Armando ne approfitta. 67 le Squarna, no, 67 le Squarna, 62 Fortunato. Allora forse no. No, non bastano. Non bastano. 36 e 1 Giambressi, 36 e 4 Robby, quindi riprende il suo passo Giancarlo, Giambressi e Robby comunque vicinissimo, ma non riesce a mantenere il suo passo, mentre alle Squarna 36 e 0. Ottimo passo anche di Alex Squarna. È a 10 secondi da Roberto, quindi comunque nella terzo lui da altre dal duetto davanti, 2 secondi e qualcosa da Giambressi, adesso sì. Si trova nei 20 secondi.
Deve aver fatto un errore ai box, Sicuro. qualcosa del genere. Sicuramente una sosta un po' più lenta dei primi due. Oh, Scorpion Broly si gira la picchia, oh, brutta botta. Si rimette in pista, cioè, Ai fa un ai ai. 360 clamoroso. Un 360 clamoroso e si rimette in pista. Macchina fortemente sbocciata. Mancano 23 minuti alla fine e sembra che Gian Bressi riesca a mantenere salda la sua prima posizione. Sì, perde qualcosina da Robby Già da adesso. 36 a 7, 36 a 3 per Robby, quindi Robby non lo molla comunque fino alla fine. Sette per la squadra, 36 e mezzo per Fortunato e 37-0, quindi Fortunato che guadagna su Ale Squarna in questo giro. E ce l'ha comunque a 3 secondi e mezzo, non è lontanissimo. Comunque Fortunato tra l'altro fa il suo giro veloce in questa tornata e mi sembra che comunque abbia Sta trovato fingendo. ha trovato comunque la quadra almeno per rimanere su tempi più che decenti. Anche perché ricordo, se non ricordo male, Fortunato partiva in nona posizione. Quindi grande rimonta la Sì. sua. E partiva di fianco a Matteago che in questo momento è a 22 secondi da lui. Quindi comunque al momento gara direi perfetta per Fortunato, che continua a guadagnare qualcosina. Intanto Gian Bressi 1:35.850. E Robby perde un secondo secco, 1:36.660. Grande giro qui, eh. Gian Bressi sta mettendo le ali e ha deciso di volare. 36-7 per Ale Squarna, 36-7 anche per Fortunato, non guadagna niente. 36-9 per Armando. Quindi al momento gli unici due, diciamo, più vicini sono Fortunato e Armando. E siamo in macchina in questo momento con loro, altri vicini al momento non ce ne sono. Andiamo a metterci in macchina anche con i primi, stiamo qualche giro in macchina con Gian Bressi, leader della gara e del campionato in questo momento, seguito da 3 secondi e 2 da Robby, che comunque Robby non continua a non mollare. Anche perché era uscito dai box a 4 secondi, poi si era portato quasi a 2 secondi, poi con l'ultimo giro di 35,8,50 di Gian Bressi si è allontanato di un secondo, ma era comunque a 2 secondi. 37,4 per Gian Bressi in questo momento, 37,0 per Charob, che si mantiene a 3 secondi di distacco dal leader. La squadra 37-2, 36-8 per Fortunato che continua a guadagnare qualcosa su Ale Squarna e si porta a 3 secondi netti. Intanto Gian Bressi non lontano dal suo best, vediamo il delta Sì, sta girando, sì. vicinissimo, quindi 2 decimi di distacco, comunque siamo, ecco, perde molto in questa curva, va guadagnando in uscita, vediamo come chiude.
Comunque non chiude molto distante, chiuderà sul 36,1, 36,2. Si trova davanti c'è Cappellino. C'è Cappellino. No, non c'è più Enrico. No, me lo sono perso, scusa. Ah, me l'ero perso anch'io, l'ho visto. Stava arrivando a ridosso, sì. Quindi rimangono 9 superstiti al momento. Cappellino e Bubis fuori dal campionato, dalla lotta del campionato, e lasciano strada libera a Fortunato e anche Matteagu, direi. Allora Matteagu potrebbe ritornare sia su Bubis che su Cappellino, se non sbaglio. Roby intanto continua ad avvicinarsi, si porta a meno di 3 secondi da Giambressi, quindi comunque gran gara di Giambressi, ma anche Charov non l'ha mollato un secondo, è sempre lì attaccato. Intanto rientra Bubis in questo momento. Sì, avrà smaltito la rabbia, era molto arrabbiato Daniele, sì. È uscito subito. È entrato ed uscito proprio. Potrebbe entrare, gli dico, se entra come spettatore. Magari. Direi in questo momento forse quasi in stato confusionale. Entra, esce dal server, fa cose strane. Allora vediamo Charov sempre. Sembra mangiare ancora qualcosina, sempre attaccato Robby a Giambressi, non lo vuole mollare. Sì, diciamo che non sappiamo se dopo quei giri, diciamo, mega di Giancarlo abbia deciso poi magari di alzare un po' il piede o se è... Certo che si è... Beh, l'ultimo giro 37-2, qualcosina ha sbagliato. Ecco, comunque, vedi, ho sbagliato, ho semplicemente alzato il piede. Sì, sì. Pure Roberto comunque 37-7. No, infatti sta perdendo, 6, sta perdendo qualcosina adesso. Già. Intanto Fortunato perde la posizione su errore di Fortunato. Errore di Fortunato. Oh sì, macchina sbocciata. Errorone di Fortunato. La tirata a muro. Tirata a muro, vediamo se riesce a continuare. Sembra che riesca comunque a continuare. Ha comunque 15 secondi di vantaggio quando mancano 15 minuti alla fine su Max2 Racing, in questo momento in sesta posizione. Macchina un po' difficile, cioè una pista un po' difficile. E immagino che Fortunato, vediamo, sto in macchina con lui per vedere che giro farà in questo giro, per capire se riesce a mantenere almeno la sua quinta posizione. Ah, Emanuele ci dice che è crashato. Peccato per... Quindi probabilmente il fatto che sia andato fuori al crash. Ci dispiace
Non so se è stato l'unico, perché comunque è sparito pure Enrico. Oh, Grossa larghissimo, difficoltà, grossa Fortunato. difficoltà per Ah, Fortunato. sabbia, sabbia, sabbia. Grossa, grossa difficoltà per Fortunato, Fortunato a resisti, tenere la stai macchina. giocando il terzo posto. Beh, a parte che anche se dovesse perdere posizione su Max Two Racing, comunque Matteagu non dovrebbe andarlo a prendere. E anche Qua se la dovesse sosta per riparare la macchina, sorpassarlo, sì. però anche se dovesse sorpassarlo, non credo che riesca a rubargli la posizione in classifica. Se fa la Ritiro. sosta per riparare, ecco, Ritiro di non abbiamo Fortunato. detto. No. No, ritiro no, ma la bocciata al muro. Perché si è fermato Attenzione, lì? mentre arriva, mentre arriva, mentre arriva. Numero 6 Max Two Racing, arriva Max. Si è fermato in un angolo, non ho capito il Sì, perché. sì. Guarda, conoscendo insomma, qualche problema con quella sua tastierino. Ah, può darsi, con la bottom box. Probabile anche che sta bottom box, ma probabile pure che sta semplicemente programmando la sosta. Vediamo se si ferma, quindi magari avrà tolto cambio gomme, benzina. Sì. No, no, Eh rimane. sì, Sì, va dentro, dentro, va dentro, dentro, dentro. va dentro, va dentro, va dentro. No, va No, dentro, non va dentro, attenzione, ci ma lascia ripensa. spazio a Mark, che si va a sdoppiare. A Mark sì, ma a Matteagu no. Però Vediamo abbiamo che si ferma Matteagu Matteagu. dietro che approfitta della. Sente odor di terzo posto. Ucci, ucci, sento odore di Tarallucci. Errorone di Fortunato a muro. Oh, Non riesce più a questa volta è guidarlo. finita. Stavolta Questa bisogna volta è andare in box. finita. Box per Fortunato. Che Ci ha provato in comunque. tutti i modi a tenerla. Che comunque, anche se dovesse riuscire, mantiene la sua ottava posizione. Quindi non so se Matteagu riesca a soffiargli la quarta posizione in campionato. Tanto Giambressi 36-9, seguita da Charo 36-6. Alle squadre lontano dai due. Ottima prestazione anche oggi di Armando. E Max Two Racing che si trova sorprendentemente in quinta posizione. Quinta posizione, mancava pochissimo. No, Fortunato era ritiro, ritiro di terzo. Fortunato. Sì, era 10 minuti dalla fine. Si sarebbe ritrovato forse con Mark, che oltretutto anche lui già quel contatto con 360 annesso che abbiamo visto prima. Diciamo che è stata più una gara di eliminazione, eravamo partiti È un in po' una quinto. gara eliminazione, sì. No, scusa, non ci dobbiamo contare. Peccato, peccato, fortunato. Vedi lì, davi la terza posizione. Non sono stati fatti molto bene gli esercizi in giornata. No, soprattutto quello della caratura un po' errato. Che Assolutamente. poi, a parte io, quello che ho visto di brutto è i primi giri dove c'è stato il contatto tra Stecca e Emanuel e poi il contatto tra Emanuel e Bubis dove. Sì, però io l'ho rivisto Sì, parliamo di 11 episodi sul L'unico totale di è. ingrandimento. Sì, l'unico è più, Però è perché il altrettanto vero resto. che Alex Quarna parte leggermente spostato. Quindi Quello ho chiude visto, sì. immediatamente la traiettoria. Emanuel si trova a dover frenare per forza, ma ha frenato tantissimo. Stecca arriva a quel momento. Cioè, ha frenato pure lui, ma non era possibile evitare il contatto. Quello che è successo dopo di Emanuel, che pure là doveva starci magari il contatto con Bubis, è che dovevi alzare il piede, magari evitare di farlo girare ulteriormente, perché poi da lì è finita la gara di Daniele, che se ne va a finire nell'erba e rimane con le gomme piantate, Piantate nella costretto diciamo al sabbia. ritiro. Sì, nell'erba, neanche sabbia, avevo preso l'unico abballamento credo che c'è in tutta Zambor. Spiga clamorosa, sì. Comunque vediamo che ad ogni gara le sfighe continuano perché.
Ricordiamo che nell'ultima gara dove nell'ultima gara del campionato italiano tra community, comunque la mia squadra, io e Robby, eravamo 19esimi al primo giro, abbiamo rimontato fino alla sesta posizione, poi dopo il freno mi ha mollato e sono andato diretto contro il muro, proprio senza neanche toccare il freno. Abbiamo buttato. C'è stata una gara maledetta. E comunque sì, le sfighe ci sono, anche in un gioco capita, e chi crescia e chi gli si rompe il freno e chi infatti la ricordiamo spina, con la Coppa Max Racing e Stecca, che comunque hanno avuto un crash di connessione, purtroppo Stecca aveva fatto un miracolo con la rimonta. Peccato, diciamo che non è sta a Barcellona, ha tolto il podio dei fratelli, grandi successi. È comunque da sottolineare perché è gran poggio dei fratelli e quindi assolutamente immeritato. E gran vittoria, come dicevo prima, anche di Galva e Stefano, che anche loro, ma loro seconda vittoria consecutiva, tra l'altro. Esatto, non sono una novità, nel senso non che è sono un caso confermati proprio una grandissima gara. Hanno avuto comunque vada la BMW dei Bubis e Giancarlo incollata per quasi tutta la gara. E beh, questo a noi ci fa onore, perché quando vedi due piloti che mantengono il loro passo, lo sappiamo, sono due piloti eccezionali. Eh sì, ma come ho detto all'inizio telecronaca, non so se hai sentito, no? Che dicevo che comunque che sì, anche Galva e Stefano partono comunque dal nostro vivaio, perché siamo cresciuti insieme, poi vabbè, loro sono passati in BSR, ma comunque sono nati con noi e cresciuti con noi, quindi io li considero ancora come non nostri piloti, certo, perché non certo, so parlare, certo, ma comunque amici e sempre nostri, sì, piloti, sì, alla fine, quindi è stata una gara giocata in famiglia anche quella. Amici, è vero, io personalmente ho avuto bisogno di un consiglio da Galba, mi ha risposto immediatamente, quindi ripeto, sono due squisite persone, due ottimi piloti. Assolutamente, assolutamente. Anche se non fanno parte del nostro... Posso scudire ogni volta che li vediamo, comunque in pista gareggiarci insieme è sempre lui. Un giorno li supererò, ma loro non lo sanno. Diciamo continuare a correre. Intanto, ciao Roma 2-2. Quindi guadagnato un secondino, ma mancano 6 minuti alla fine. Robby è uno che non molla mai, comunque. Lui non molla. Lui se può sta lì. Alle squadra ormai che ha mollato e mantiene la sua seconda posizione in campionato. E in questo momento direi terzo Matteagu, se non erro. Sì, assolutamente, ma in maniera molto larga, anche con i lì. A Perrico e anche Fortunato. Erano entrambi i protagonisti che aspettavamo, purtroppo. Sembrava gara compromessa per Matteagu, che alla fine riesce. Sì. Si vede che i suoi bambolini V2 hanno funzionato anche oggi. La sosta anticipata sembrerebbe aver pagato. Sì. Lontano comunque da Max2 Racing, che sta comunque facendo un'ottima gara in quinta posizione. Intanto perde Robby tantissimo, perde quasi un secondo in questa tornata. Andiamo un attimo in macchina con lui. Stiamo un attimo in macchina con Roberto, adesso, ma in ritardo sul suo tempo.
comunque anche chiudere la gara a 3 secondi da Giambresi è comunque un'ottima gara per la wildcard. Roberto Giambresi chiude 36,4, Robby perde quasi 6 decimi, 37,0. Alle squadre chiude adesso 37,4, quindi gira leggermente più lento, ma diciamo che sta mantenendo la sua seconda posizione in campionato. Armando a 6 secondi da Ale Squarna, gara un po' piatta in questo momento, non ci sono battaglie. Anche perché quelle che dovevano essere poi alla fine in ottica campionato sono già tutte decise. E ci sta che magari adesso si amministri pure quella che sia la posizione, perché comunque Giambresi che si va a laureare campione con Ale Squarna secondo. E sorprendentemente un Mattea così terzo, non dico sorprendentemente per quello che è stato il suo percorso, anzi ha saltato anche la gara di Barcellona, vale. Ma sì, comunque grandi gare, una vittoria se non ricordo male, la prima l'ha vinta lui, come si era messa, come si era messa comunque questa di gara, credo che nel terzo posto non ci sperava neanche lui. Ah no, le prime vittorie sono state fortunate, Matteago a Monza e Fortunato a Monza e Matteago a Brzezinski, poi c'è stato stato il dominio dei Giambresi. Anche Giancarlo salta Monza, si ritira a Brzezinski e poi fa un campionato strepitoso. Poi poi saluta tutti con la mano sul finestrino e si porta a soli 1:26 dalla sconquista del suo primo campionato con Pagani. Deve in macchina con lui quando manca 1:15 secondi, quindi direi ultimo giro per Giambresi. Andiamo in macchina con lui, andiamo a celebrare. Che sei più datato, chi è quell'albo d'oro di Cobra Kai? Saver, giusto? Saverio, sì. Saverio, quindi Giancarlo ci va ad unire il Saverio. Saverio ha vinto il primo campionato Cobra Kai. Mi sembra secondo Nanni, secondo o terzo Nanni, comunque anche lì anche un quello. Bellissimo campionato anche quello, il primo campionato, questo è il, a parte un mini campionato che è stato fatto di sulle tre gare, campionato italiano. Sì, vabbè, quella era una prova. Era una piccola prova, questo è il secondo campionato ufficiale, mancano 8 secondi alla fine, quindi ultimo giro per Giambresi, quando manca ancora metà pista. Intanto abbiamo Charoba a 2 secondi e 8, quindi sempre vicinissimo al leader della gara. Ti lascio accompagnare Giancarlo. Ed eccoci, ultime curve. Ultime curve, siamo alla chicane che porta Tornantino, porta alle ultime curve ed ecco, possiamo celebrare in questo momento il campione del secondo campionato Cobra Kai, addirittura adesso nel traguardo, ecco il campione Giancarlo Giambresi,
primo. Tutti in piedi per Giambressi. Tutti in piedi per Giambressi che conquista il suo titolo. Andiamo subito in macchina con Alex Quarna che porta a casa il suo secondo posizione. E anche lui ottimo campionato per lui, vittorioso nell'ultima gara e in terza posizione qui, seconda considerando la wild card di Charoba, e quindi seconda posizione per Alex Quarna, seguito da Armando. E attendiamo l'arrivo anche di Max Tu Racing. Ottima. Bellissimo questo arrivo in parata tra Robby e Giancarlo su questa pista. Andiamo in macchina con loro che stanno facendo il giro di ringraziamento, tutto il pubblico che applaude il campione di questo campionato. Abbiamo primo e secondo appaiati che stanno facendo il giro dei saluti. Intanto chiude in questo momento Batteagu in terza posizione del campionato. Festeggiamo l'arrivo. Grande Batteagu, complimenti per la terza posizione. Complimenti per la terza posizione di questo campionato. Vado per i ritiri degli altri. E arriva la classifica, allora abbiamo in prima posizione Giambressi seguito da Charoba, wildcard per oggi a 1 secondo e 2. Alex Quarna che porta a casa la sua seconda posizione in campionato, terzo in gara, Armando quarto, quinto Max Tu Racing, sesto Batteagu che guadagna la terza posizione in campionato, seguito da Scorpio Broly, Mark Fortunato in nona posizione, seguito da Capperrico in decima, Emanuele undicesima e Bubis in dodicesima. Pullato non è partito e anche Stecca ritirato al primo giro. Io non vorrei, ma non sono sicuro che Batteagu abbia sorpassato, perché Fortunato lo dà in nona posizione. Io non so se Batteagu riesca a guadagnare la terza piazza. Allora, guarda, ti dico subito, perché ciao Gian. Vediamo, allora, questa è una Lamborghini. Sì, Scorpion che si sta divertendo. Scorpion si sta divertendo. Yeah. Abbiamo il campione al microfono. Il campione del campionato Cobra Kai. Buonasera. Grande Giancarlo. Buonasera. Grande Giancarlo. Albe, grazie. Abbiamo detto grazie, prime due gare buttate praticamente, poi un campionato che ha visto solo le tue ottime prestazioni dominare su tutti, perché poi dalla terza gara in poi non c'è stata storia per nessuno. Raccontaci un po' la gara. Grazie. La gara mi è dispiaciuto che all'inizio c'è stato quel contatto, credo dietro, che ha creato un po' di casino, quindi al solito si è aperto... All'inizio si è aperto un piccolo gap, poi io, Roberto e Ale, forse qualcun altro dietro. Si è creato un buchetto col contatto di Stecca e sì. Emanuele, credo. Sì. Hanno un po'. Sì, si conferma. Insomma, stava un po'. Vabbè, pazienza. Sì, comunque, l'abbiamo, la gara... l'abbiamo commentata comunque. Ma che è successo tutto? Allora, è successo che. Diciamo che nel primo contatto colpevoli ce ne stanno pochi, perché Emanuele, per non chiudere su Alex Quarna, inchioda e Stecca ovviamente si trova dietro e si toccano. Okay. Abbiamo Batteagu e Alex Quarna. Ricordate di includere l'audio tutti. Se io l'ho messo. Buonasera ragazzi. Nel secondo, ciao. E poi là c'è il contatto da Bubis e Emanuele magari non alza il piede, quindi Daniele si gira totalmente e purtroppo tuo fratello finisce esattamente quelle gomme sopra, sì, l'erba, non riesce a ripartire, quindi sì, è stato anche molto 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 sfortunato. Sì. E nulla toglie comunque il fatto della tua vittoria. Sì, non è per questo campionato, assolutamente. Io credo poi i tempi pure che si vedevano, nessuno ti avrebbe raggiunto, se hai fatto dei 35-8 di best in gara. Sì, parlavamo con Robby apposta di quello, che c'è stato un momento in cui sono riuscito a aprire un piccolo gap su lui, sì. Sono tipo 2 secondi e spicci, quindi ho cominciato a girare un po' più rilassato.
tra virgolette. Che adesso comunque Roberto lo so che va forte, quindi probabilmente se ce l'hai vicino comunque disturbo te lo porta. Invece sì, siamo riusciti a prendere un buon passo, insomma, un ottimo passo abbiamo tenuto. Io gioco sempre il 36 bassist. Buono, buono. Ottimo, vabbè, ottimo. Ci avevamo girato tantissimo a Zambord con l'XML, con l'intercontinente sì, che abbiamo fatto. Infatti quindi è stato bello vedervi arrivare appagliati con Roberto, soprattutto sì, in base a quello che era successo. È stata veramente una bella, bellissima scena. Sì, quanto lui, se voleva, logicamente era liberissimo di rendere il pamper focaccio, ha deciso di non avvalersi di questo caso. Esatto, si terrà il jolly per una prossima volta. Comunque, rimanendo in questa gara, complimenti ancora a Gian Bressing, campione del campionato e vincitore di questa gara. Ma andiamo anche sul secondo, tra l'altro vincitore della gara scorsa, e oggi si è riconfermato comunque lì davanti. Ottima gara anche di Ale Squarna, che abbiamo in collegamento con noi, quindi raccontaci anche tu, Ale, la tua gara, come l'hai vissuta, come è stata? Bene, la qualifica è andata bene, ho fatto un gran tempo, gran tempo tempo in qualifica, sì. Sì, sì, poi in gara, dopo il via, sono stato molto cauto alla partenza, visto i precedenti. Volevo evitare sì, ho voluto evitare cose brutte. Niente, i primi due giri mi sono messo due volte per tallonare il secondo, poi da lì mi sono confuso un poco, ho perso un po' il ritmo e si sono allontanati un po'. Comunque il passo c'era. Abbiamo visto che comunque tenevi la posizione. No, sì, il passo c'era. Sì, sì, abbiamo visto. C'era. Ero sempre a 4 secondi da loro. Sì. Sì, sì, avevo il 36 basso facile di passo. E poi durante, prima della sosta ai pit, ho avuto un'ulteriore distrazione. Ah, giusto, abbiamo visto sì, che sì, nella pausa del pit hai perso... Stavo sistemando le pressioni per la strategia. Ok. Mi sono distratto, sono andato sull'erba. Si sono allontanati. Poi, quando ho visto che avevo 10 secondi di vantaggio, vedendo che avevamo il passo simile, è inutile forzare. Sì, sì. Sono messo in un passo più tranquillo e ho chiuso la gara così. Anche perché comunque, così vincitori. Ti sei guadagnato il secondo posto in campionato. Quindi, super complimenti anche a Ale. Hai sì, mantenuto grazie, il secondo grazie. Posto in campionato, veramente complimenti. E se i conti non sono sbagliati, complimenti veramente Ale, ti faccio complimenti anche io, ma per quello che è stato il percorso in generale, non solo questa di gara, e se i conti non sono sbagliati, Matteago è arrivato terzo, giusto Matteo? Non ho più pallida idea, ne sono sorpreso perché io ho fatto la strada all'inverso di Ale, come hai detto te adesso, no Pippo? Lui sì, per il percorso che ha fatto, è andato in salita, io invece sono andato in discesa. E tu sei partito a bomba? Sono scomparso. No, allora chiudendo, sì, sono scomparso letteralmente. Sì, sì, è chiudendo vero, la mia sì. esperienza del campionato... Era la prima volta che usavo la Lamborghini e sono trovato un po' così e così, una macchina difficile, quindi ci sta. Infatti una scelta un po' azzardata, perché poi... Però non l'avevo mai guidata, è stata una scelta sì. Ci possiamo chiederti da come è nata quella scelta di questa Lamborghini? Allora... avevamo idea di comunque prendere la macchina per portarla nello campionato XAL. Ah, ok, quindi allenamento. Sì, per allenamento. E avevamo formato le coppie in un modo diverso, poi per varie esigenze ci siamo dovuti scoppiare, quindi la Lamborghini effettivamente in quel campionato è arrivata. Sì. Poi sono passato su un'altra auto per quel campionato. E io sono rimasto con voi con quell'auto lì, quindi l'ho un po' persa nel discorso del campionato anche da Lamborghini. Però dai, alla fine se sono arrivato terzo sono contento.
Male non Sì. andate Dovrei, guarda, comunque. noi ti stiamo celebrando come terzo. Resta il fatto che Fortunato ritirandosi è nono, Sì, quindi secondo me non dovresti so, comunque tra essere te e terzo. Fortunato, comunque sì, dovresti essere terzo, dobbiamo vedere la Beh, classifica. se comunque fossi lì lì con Fortunato è un po' un terzo rubato, diciamo un terzo posto rubato, No, capito? non c'è Più o meno, dai. Ci niente stava, di ci stava. rubato. Ma ci Fortunato sta, ci ha sta. avuto un finale di stagione un po' complicato, cioè è stato un po' in difficoltà, l'ho visto, no? A Barcellona, qui. Ma fino a oggi pomeriggio non aveva neanche il setup per la cosa, per la Lambo, quindi Ah, ok. stava facendo un miracolo a un certo punto. Sì, aveva un gran passo. Eh sì, Armando ci aveva quasi rinunciato. Sì, proprio L'errore Fortunato andava forte. Poi magari un po' di stanchezza, qualche distrazione. Io ne ho fatte tantissime stasera. ma sta pista Allora, vecchia, do perdonami. la conferma perché abbiamo già la classifica aggiornata. Quindi abbiamo Ok. Giambresi in I nostri prima potentissimi mezzi. posizione confermata, Alex Quarna in seconda Grazie. posizione, Matte Agu terzo a 67 punti e quarto Fortunato a 65. No, gli devo la pizza allora. Grande, No, grande. complimenti a Giambresti. Grazie Complimenti. Matte, grazie. Sì, È stata una bella gara. Guarda, mi è dispiaciuto non complimenti fare veramente. Monza. Mi è dispiaciuto non fare Monza perché sarebbe uscita una gran gara. Eh Sì, sì, perché lì ci Giambresti saremmo pure. divertiti, sì. Sì, Facciamo fantastico. pure i complimenti ai Cobra Kai, campionato che hanno Grazie, iniziato. Grazie, grazie mille. grazie di tutto. Siete stati bravissimi, lo sapete, Certo. Albert e Pippo. C'è un ego Grazie, assurdo? Sono io, non ragazzi. lo so. No, dovrebbe Vabbè, essere Albi. Ogni tanto ti prende, ogni tanto. vabbè. Poi va via. Ok. Comunque, grandi, grandi Alberto e grande Pippo. E grandi, grandi Grazie Simone. ragazzi, per Grazie, noi è stato, per me è grazie. Grazie, grandi stato un veramente, piacere. bravi. Il mio primo campionato da commentatore, poi con Alberto che ha super navigato, è stato tutto molto facile. Bravissimi, Sì. bravissimi. Ok, direi che possiamo chiudere la diretta, chiudiamo il campionato, ringraziamo i partecipanti e noi ci vedremo al prossimo campionato, alla A prossima breve, spero. gara, a Con breve. tante novità. Con tante novità, Risultato in linea. chissà cosa succederà. Lo Risultato in scopriremo linea. nelle prossime Chissà, chissà cosa puntate. succede. Perfetto. Lo scopriremo Allora un presto. saluto. Ok, ciao ragazzi, Ciao a tutti, chiudo buonanotte. la diretta. Sì, chiudi, chiudi. Un Così saluto a tutti. potete dire tutto Ciao quello che ragazzi. volete. Chiudi, chiudi, chiudi che Ciao. 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 Ci